calcio basso. Eccoci qui. Una notizia, vedi com'è effervescente, perché ha saputo questa notizia e si è eccitato. È euforico, sono euforico. Ibrahimovic va al Bologna. Ma non è la solita buttata lì, capito? Per fa audience e per fa views. Lui ha già detto sì. Ma dai. Ha detto sì all'amico Mihajlovic, che allora, giustamente sono due che hanno lo stesso carattere, la stessa voglia di vincere. Più secondo me lui in questo momento, sapendo che l'amico sta soffrendo, dice mo vengo io, te ce penso io. Esatto. Lui secondo me è talmente spocchioso che se pensa devi venire qui e vince lo scudetto, guarda che te dico. Ce l'ha, ce l'ha. Secondo me la prima cosa che scende all'aeroporto, non so se c'è l'aeroporto, non lo so, comunque c'è quello Di Firenze. Treno. A Firenze. A Firenze. Vabbè, lui arriva, scende dal treno, stazione, e dice sono venuto qui per vincere lo scudetto. E quindi queste parole poi all'interno di uno spogliatoio dice cazzo, questo è venuto per vincere lo scudetto, e ti danno proprio il culo, ti danno il 110% per far vedere, cioè no fisicamente, glielo danno a livello proprio morale, dice cazzo, ti fa vedere che tu sei venuto in una squadra che noi possiamo effettivamente vincere. Guarda che lo fa, guarda che funziona così. Certo. Quando arriva un grande giocatore tutti si esaltano perché dicevo cazzo, questo è venuto qua. Vuol dire io che sto giocando con Ibrahimovic. Io sto giocando con Ibrahimovic. E quindi tu te prendi, te succhi, succhi che l'energia di Ibrahimovic un po', perché lui ce n'ha talmente tanta che la dispensa ai tuoi compagni, e quindi diventi più forte. Mo chiaramente non è che Bologna può vincere lo scudetto, no. Non diciamo cazzate. No. No. Però secondo me ha una tranquilla Europa League, ci cioè può puntare. Può lottarci, sì. Perché tu che fai quando c'hai Ibrahimovic? Stai tutti dietro a proteggere il fortino e poi pum! Calcione in avanti, che poi ci pensa lui, o fa go, o fa salire la squadra, fa l'assist, quello fa tutto, raga. Quello ancora oggi, nonostante l'età che c'ha, è un fenomeno. Se non ricordo male, il primo Milan di Allegri che aveva Ibrahimovic vinceva così, palla Ibrahimovic. Ma così devi fare, quando c'è lui, cioè, non è che te devi inventare, il calcio è semplice alla fine. Quando c'è un attaccante fenomeno, cioè a Roma quando c'era Batistuta che faceva pum palla Batistuta e poi ci pensava lui, certo. Lì c'era Puetotti, perché era un po' dei campioncini, non, diciamo, che non era solo però ecco, detto questo c'è anche il discorso poi del merchandising, perché come quando Ronaldo con i giusti paragoni, certo, Ronaldo per la Juve è come Ibrahimovic per Bologna. Cioè ti fa bene un botto di magliette, o Ribéry per la Fiorentina, o Ribéry per la Fiorentina un po' di meno, perché qui stiamo a parlare proprio di, cioè Ibrahimovic ancora oggi nell'immaginario collettivo è Ibrahimovic, c'è poco da fare, ti hanno fatto la statua. Io non capisco perché quando faccio il video io passa sempre del tutto, del più l'autobus frenano, le cose più, senti che casino sta a fare questo, anzi che non piove, anzi ecco ci mancava pure questo. Comunque ecco, detto questo, non è un sogno, è realtà. Certo, mo bisogna mettersi un attimino d'accordo sull'ingaggio, perché questo non è che piace a gratis. Però ripeto, Bologna non te lo fa scappare. No. Perché poi ci rifai dei magliette, del prestigio, del tutto qua. Poi Bologna, ricordiamo, ha avuto gente in equipaggio, come signore, cioè ci ha avuti giocatori importanti, per cui non sarebbe manco una novità. Vabbè ragazzi, noi qua da Roma, siamo a Roma, vi salutiamo, perché sta tirando una gianna, si dice a Roma, che ci si porta via da Roma. Cioè, meno male che mi sono messo le scarpe del piombo, stava piangendo, questo vento che sta tirando volavo. E un saluto e sempre, calcio pancio!